Hello guys, oggi vi porto una guida su come funziona e come giocare Yubel, una vecchia gloria che diventa competitivo probabilmente per la prima volta, specie con l'uscita dei nuovi supporti in eredità dell'istruzione. Iniziamo con leggere gli effetti e le carte. Partiamo da Sansara di Lotus, che possiamo offrirlo come tributo per evocare specie un mostro Yubel dal nostro deck. Durante il turno dell'avversario, quando l'effetto di un mostro viene attivato mentre controlliamo un mostro Yubel, possiamo quick effect offrire come tributo questa carta e l'effetto di quel mostro attivato diventa distruggere un mostro Yubel sul terreno. Una interazione interessante è che possiamo attivare questo effetto anche in risposta a un mostro immune agli effetti e le carte, come per esempio Redraptor Rising Rebellion Falcon, e funziona. Perché? Perché non affligge il mostro, ma l'effetto di quel mostro. È un ruling che funziona così, ragazzi. Accettatelo. Durante la infesa, inoltre, se questa carta è nel cimitero e controlliamo Yubel, quindi non un mostro Yubel, ma proprio Yubel, possiamo riaggiungere alla mano il Samsara di Lotus oppure evocarlo special sul terreno. Spirito di Yubel non può essere istrutto in battaglia e non prendiamo danni dalle battaglie che coinvolgono questa carta. Se questa carta viene istrutta, possiamo evocare special 1 Yubel, proprio Yubel, che è o bandito dalla mano, deck, cimitero, praticamente dovunque. Inoltre, quando l'avversario chiama un attacco, lo possiamo evocare special dalla mano. Se viene evocato special in qualsiasi modo, possiamo aggiungere alla mano oppure mettere direttamente coperto sul terreno una magia o trappola che menziona Yubel. Yubel finalmente arrivato, anche lui si gioca, anzi è obbligatorio giocarlo. Condividi i primi due effetti Spirit of Yubel, quindi non può essere sotto in battaglia, non prendiamo danni quando combatte. Se questa carta inoltre in posizione attacco viene scelta come bersaglio un attacco, infliggiamo danni all'avversario pari all'attacco del mostro attaccante. Durante la infesa, una volta per turno, obbligatorio, dobbiamo offrire come tributo un altro mostro oppure distruggere questa carta. Quando questa carta viene distrutta, eccetto che per il proprio effetto, il proprietario può evocare questo signore qui. Occhio che questo effetto può perdere il timing in alcuni casi. Yubel Terror Reincarnate non può essere evocato normal o settato, condivide i primi tre effetti Yubel. Inoltre, durante l'enfesi obbligatorio, dobbiamo distruggere tutti gli altri mostri sul terreno, sia i nostri che quelli dell'avversario. Quando questa carta scoperta lascia il terreno, possiamo evocare da deck questo signore qui. Occhio che questo effetto perde il timing e è molto facile perderlo perché se lo linkiamo non evoca niente. Il signor The Ultimate Nightmare, anche lui condivide i primi due effetti di Yubel, Spirit of Yubel e di Terrore Incarnato. Però a differenza degli altri due, alla fine del damage step, se questo mostro in posizione attacco combatte con un mostro dell'avversario, quindi non deve essere per forza attaccato ma può anche attaccare, distruggiamo quel mostro dell'avversario e gli facciamo danni all'avversario pari all'attacco. Inoltre non abbiamo effetti in enfase che tributiamo, spacchiamo, rimane qui. Passiamo adesso a Infernal Grave Squirmer, il primo in supporti LED è davvero davvero forte. Se controlliamo un mostro demone, quick effect, possiamo evocare special questa carta alla nostra mano. Poi se vogliamo possiamo distruggere un mostro che controlliamo che si chiama Yubel o che lo menziona. Inoltre possiamo bandire questa carta al cimitero per evocare special un mostro demone con 0 di attacco e difesa dalla nostra mano o cimitero, eccetto un'altra copia di Infernal Grave Squirmer. Nightmare Throne, anche questo un supporto uscire LED, è veramente veramente fuori di testa, è un terreno con due effetti. Il primo all'attivazione possiamo prendere un mostro demone con 0 di attacco e difesa dal deck e aggiungerlo alla nostra mano o distruggerlo, a noi la scelta. Inoltre ha un secondo effetto che una volta per turno, se un mostro scoperto Yubel che controlliamo lascia il terreno per l'effetto di una carta, eccetto che durante il calcolo dei danni, possiamo aggiungere un mostro Yubel dal nostro deck, cimitero o dalle carte bandite alla mano che abbia un livello in più o un livello in meno rispetto al mostro che aveva lasciato il terreno. E poi se vogliamo possiamo anche evocarlo special ignorando le condizioni di evocazione. Una roba interessante è che mentre possiamo attivare solo una copia di questa carta per turno, il secondo effetto è Soft Once, quindi se per esempio controlliamo una copia scoperta in Nightmare Throne perché l'avevamo attivato il turno precedente, attiviamo il secondo effetto e poi attiviamo una nuova copia di Nightmare Throne, possiamo attivare di nuovo il secondo effetto di questa carta. Se vi chiedevate come fa un deck con mostri con 0 attacco a vincere le partite, è arrivato a Nightmare Pain. Magia continua che durante la main phase ci permette di distruggere un mostro oscurità che controlliamo o nella nostra mano per aggiungere Yubel o una carta che lo menziona dal deck alla mano, eccetto un'altra copia di Nightmare Pain. Inoltre, mentre controlliamo un mostro Yubel, l'avversario è obbligato ad attaccare con tutti i suoi mostri i nostri mostri Yubel. Non male. E perché vincete con questa? Perché ogni volta che un mostro Yubel combatte, l'avversario prende i danni al posto nostro. Matur Chronicle, magia continua, che prende segnalini ogni volta che Yubel o un mostro che lo menziona viene evocato special. Poi una volta per turno possiamo rimuovere un tot di segnalini per applicare uno dei seguenti effetti.
Ne rimuoviamo uno, evochiamo special uno Jubel dal nostro cimitero, ne rimuoviamo due, aggiungiamo una delle nostre carte bandite alla mano, 3, bandiamo una carta dal nostro deck, 4, distruggiamo una carta sul terreno e 5, aggiungiamo una super polimerizzazione direttamente al deck alla nostra mano. Eternal Favorite, trappola continua con due effetti, ne possiamo attivare solo uno per turno. Possiamo o evocare special un mostro Jubel che è bandito o nel cimitero e nessuno dei due giocatori può attivare carte o effetti quando quel mostro viene evocato special, quindi se per esempio ci evochiamo Spirit of Jubel non possiamo attivare l'effetto da dare, nemmeno noi. Roba interessante però è un effetto quando, quindi perde il timing, se questa carta viene attivata come c'è link 2 o superiore non c'è questo effetto non si applica, tutti e due i giocatori possono attivare effetti. Oppure possiamo decidere di attivare il secondo effetto, se controlliamo Jubel, scartiamo una carta e mandiamo questa carta scoperta dal terreno al cimitero e facciamo super polimerizzazione utilizzando come materiale almeno un mostro Jubel. Roba, altra roba carina, possiamo attivare solo uno di questi effetti per copia di Eternal Favorite, quindi possiamo per esempio se abbiamo due copie di questa carta attivare prima l'effetto di evocare magari e poi con quell'altra copia possiamo fare l'effetto di fare super poli. Dark Beckoning Beast, non una carta Jubel ma una carta obbligatoria in qualsiasi deck Jubel, demone con 0 attacco e difesa? Esatto, searchable anche questo da Nightmare Throne, veramente veramente forte. Su normal ci fa aggiungere una delle bestie sacre o una carta che le menzioni, spoiler andremo ad aggiungere una carta alle menzioni, eccetto che un'altra copia di Dark Beckoning Beast. Inoltre, durante la main phase, una volta per turno, possiamo fare una norma addizionale di un demone con 0 di attacco e difesa. Opening of the Spirit Gates è la carta che andremo ad aggiungere con Dark Beckoning Beast, anche questo quando viene attivato ha lo stesso effetto di Dark Beckoning Beast, può aggiungere un'altra carta che menziona le bestie sacre o bestie sacre, eccetto che è una copia di se stesso, e poi ha anche altri due effetti. Il secondo effetto di questa carta è che possiamo scartare una carta per evocare special un mostro demone con 0 attacco e difesa dal cimitero, e il terzo effetto è che se controlliamo un mostro di livello 10 possiamo aggiungere una carta magia continua dal cimitero a nostra mano. Roba interessante, abbiamo sia Spirit of Jubel che Jubel, sono livelli 10, ci possiamo raggiungere Nightmare Pain o un'altra opening al cimitero e non è per niente male. Roba carina, anche questa ne possiamo attivare solo una copia per turno, ma se abbiamo già una copia scoperta e abbiamo due copie per esempio di questa carta scoperta sul terreno, possiamo fare sia l'effetto di ribornare che l'effetto di aggiungere la continua al cimitero più volte per turno. Roba così, forte. La roba Enchained non ve la sto a spiegare, sappiate solo che c'è anche chi gioca più carte Enchained rispetto a queste. Passiamo a Jubel the Loving Defender Forever, fusione che si fa con un mostro Jubel e uno più mostri con effetto sul terreno, quindi potenzialmente possiamo pulire tutta la board dell'avversario. Se questa carta viene giocata tramite fusione possiamo fare 500 danni all'avversario per ogni materiale utilizzato, non può essere distrutto in battaglia, dà gli effetti alle carte e non prendiamo danni quando questa carta combatte. Alla fine del calcolo dei danni, se questa carta combatte con un mostro dell'avversario, infliggiamo danni all'avversario pari all'attacco di quel mostro, e se lo facciamo, lo rimuoviamo dal gioco. Altro supporto che uscirà è l'Ede, Decanolog Valdrat. Ragazzi, mi raccomando, se volete preordinare l'Ede, link in descrizione di Fantasia, codice sconto 25, mi raccomando. Si fa con due o più mostri livello 10, quando l'avversario attiva una carta o un effetto, quick effect, possiamo staccare un materiale da questa carta e annullare l'attivazione. Poi, se vogliamo, possiamo staccare un altro materiale e distruggere una carta sul terreno senza scegliere come bersaglio. Alla fine del calcolo dei danni, se questa carta con materiali attacca, possiamo distruggere una carta sul terreno sempre senza scegliere niente come bersaglio. E se questa carta evocata tramite Xyz viene distrutta, possiamo distruggere una carta sul terreno sempre senza scegliere come bersaglio. Quindi questa roba distrugge una marea di carte e non dà mai target. L'ultima carta è il fantasma di Jubel, mostro fusione che si evoca special al nostro extra deck rimischiando i materiali necessari nel deck o extra deck da mano, terreno o cimitero. Richiede un mostro Jubel e un mostro demone con 0 attacco e difesa, quindi facilissimo da fare. Quando l'avversario attiva l'effetto di un mostro, quick effect, possiamo offrire come tributo questa carta. Quell'effetto diventa l'avversario distrugge un mostro Jubel nella mano, terreno o deck, quindi fortissimo perché anche questo possiamo attivare in risposta all'effetto di un mostro immune ai effetti a carte come per il Samsara, quindi molto forte. Non sappiamo purtroppo quando uscirà da noi perché è uscito in OGG come promo, apre un sacco di opzioni con punto a pecora, robe varie, però per adesso non lo metto nei combo perché non sappiamo effettivamente quando arriverà da noi. Però questa carta esisterà prima o poi anche in TCG. Questa è una decklist tipo di Jubel, sapete che a me non piacciono le fantacombo, quindi ho tirato fuori tutti i possibili brick che
per carità, ti fanno fare più cose, però riducono un po' la consistenza e aumentano il rischio appunto di brick del mazzo, come Jubel The Ultimate Nightmare, che non è necessario, come Matur Chronicle, che è un po' una win more. Abbiamo comunque come cartancena di main solo Sharvara, nemmeno la trappola giochiamo, e abbiamo 15 non-engine slot, tra cui Shifter e Super Poli. Super Poli per ovvi motivi. Shifter, questo è un deck che può giocare sotto Shifter perché rievoca dei rimossi sia con Eternal Favorite che con Spirit of Jubel, quindi magari fai un pochino di meno tu, ma se fermi completamente l'avversario è uno scambio che sono disposto a fare. Iniziamo con la One Card Combo. Nightmare Throne, attiviamo, aggiungiamo a deck alla mano il Samsara di Lotus, evochiamo Samsara, lo tributiamo per evocare a deck lo Spirit of Jubel. Spirit of Jubel ci aggiunge o ci setta Nightmare Pain, che attiviamo, distruggiamo Spirit of Jubel e aggiungiamo il Grave Squirmer. In risoluzione facciamo Chain-Link 1 Spirit of Jubel, Chain-Link 2 La Terreno. La Terreno ci aggiunge e evoca Terror Re Incarnate, ignorando le condizioni di evocazione, e lo Spirit of Jubel ci evoca Jubel. Evochiamo poi Special dalla mano il Grave Squirmer, perché controlliamo un demone. Link 2, non importa che utilizziamo il materiale. Evochiamo Yama, Yama ci aggiunge lo Sharvara, Link di nuovo e facciamo l'Ancena Soul of Rage, attiviamo il Grave Squirmer, lo rimuoviamo per rievocare al cimitero lo Spirit of Jubel, effetto di Sharvara, target Jubel, si evoca, abbiamo di nuovo due Chain-Link, Chain-Link 1 Yama, lo rimuoviamo per rievocare e Spirit of Jubel come Chain-Link 2 che ci rievoca Jubel, quindi lo Spirit of Jubel evoca Jubel. Yama invece ci evoca lo Spirit of Jubel e ci distrugge Sharvara, perché possiamo anche distruggere dopo. Così abbiamo due livello 10 che facciamo, lo utilizziamo in materiale Xyz per fare il Decanolog Valdrath. Quindi chiudiamo questa board con, innanzitutto abbiamo il follow up per dopo, Nightmare Pain che distrugge un qualsiasi oscurità e ci aggiunge altra roba. Abbiamo un Cenestro Soul of Rage che utilizza come materiale un mostro dell'avversario evocato special e poi fa SP Little Night, quindi è doppia, addirittura tripla interruzione, considerando anche i due effetti SP Little Night. E abbiamo Valdrath che è un Omni Negate, che tra l'altro può anche distruggere dopo, che può, volendo anche quando viene distrutto, distruggere un'altra carta sul terreno, sempre senza targettare, quindi un sacco di interruzioni, un bel follow up, e questa è una combo che fate con una sola carta. Il bello di questo deck però è che puoi fare veramente tante tante cose, tutti i pezzi sono searchabili a parte la terreno, quindi se peschi più di un pezzo insieme, come vedete per esempio questo qui, adesso non faccio la combo sotto shift perché praticamente facciamo pochissimo, però qui abbiamo pescato sia Samsara che Nightmare Throne e addirittura anche l'Infernal Grave Squirmer, quindi con questo per esempio possiamo searchare il nostro, la nostra Dark Beckoning Beast, la evochiamo normal, ci abbiamo, vedete, tutti una marea di extender, con questa ci aggiungiamo la continua che attiviamo subito e ci aggiungiamo il secondo, dov'è la seconda Dark Beckoning Beast, attiviamo l'effetto Dark Beckoning Beast per farci fare la norma aggiuntiva, evochiamo il Samsara di Lotus, lo attiviamo per evocare da deck il nostro Spirit of Jubel, Spirit of Jubel sulla summon ci aggiunge o setta il nostro Nightmare Pain che poi attiviamo, e attiviamo subito l'effetto di Nightmare Pain, sì, ci teniamo per adesso l'Infernal Grave Squirmer e distruggiamo questo e abbiamo già l'Infernal Grave Squirmer, quindi ci aggiungiamo direttamente l'Eternal Favorite, questo aggiunge qualsiasi roba in nomini Jubel, c'è Link 1 Spirit of Jubel, c'è Link 2 Nightmare Throne, Nightmare Throne ci aggiunge alla mano e poi evoca il Terror Reincarnate e Spirit of Jubel ci porta Jubel direttamente a deck. Qua possiamo fare Link 2, possiamo fare dove sei il nostro Unchained Soul Lord of Yama. Yama ci aggiunge lo Shaiyama. Qua possiamo fare, per esempio, abbiamo anche ancora questo che reporna. Possiamo evocare special questo. Possiamo fare qui direttamente Link 4, addirittura. Visto, ci possiamo proteggere a Nibiru con questa mano a Bollusa 3 Negate da 2 e 4. E qua non abbiamo finito, perché qui abbiamo ancora Infernal Grave Squirmer che ci può rievocare da cimitero Spirit of Jubel. Ci abbiamo ancora Shaiyama da fare, tra l'altro. Sempre qui distruggiamo lo Spirit e lui entra. E qua abbiamo Chain-Link 1 Spirit of Jubel che rievoca Jubel, Chain-Link 2, anzi Chain-Link 1 non c'è nessuno, Lord of Yama, Chain-Link 2 Spirit of Jubel. Questo entra e quest'altro pure.
Poi qui abbiamo varie opzioni. Possiamo preferire la doppia super poli, oppure magari tenerci l'Omni-Negate, e probabilmente è meglio. Se vogliamo fare i gridi con la doppia super poli, facciamo semplicemente Link 2 con questi due. Entra, non ce n'è solo Rage. Settiamo queste due carte. Andiamo in Enfase. In Enfase, siccome controlliamo Yubel, rientra il Samsara di Lotus. E in Enfase tributiamo appunto il Samsara di Lotus con Yubel. Quindi abbiamo doppia interruzione o tripla, non ce n'è solo Rage, tre Negate Apollusa. Ci abbiamo una Super Poli, che è questa qui. Quindi mandiamo se stessa di costo assieme a un'altra carta alla mano e facciamo Super Poli utilizzando Yubel. E poi ci abbiamo un'altra Super Poli tranquilla, così. Quindi abbiamo una marea di interruzioni. Super Poli, vi ricordo, fatta con questo praticamente pulisce tutta la board. E in più abbiamo, vabbè, il follow up dopo Nightmare Pain. Questo che scartiamo una carta e ci riborna Demone, quindi ci possiamo ribornare questo, che poi ci fa aggiungere un altro Eternal Favorite. Insomma, abbiamo tanta roba. Se invece abbiamo più paura di roba tipo Talent, Evil, queste cose qui, semplicemente attiviamo l'effetto di Opening, ci scartiamo una carta per rievocare Demone con 0 attacco e difesa. Ci portiamo la Dark Bacon in Beast. Facciamo prima il Link 2, così togliamo il nostro Charvara che ci lockava in Demone, e facciamo l'ancena del Soul of Rage. E qua facciamo, li mettiamo uno sopra l'altro e facciamo il nostro Xyz rango 10 Omni-Negate, che fa le varie interruzioni, pop eccetera. Ci abbiamo comunque Super Poli. Il turno dopo abbiamo comunque un sacco di follow up con Opening con Spirit Gates, che rievoca Eternal Favorite. Tanto se questo nega, ci abbiamo di nuovo lo Spirit of Yubel. Ci possiamo schiantare sui mostri avversari, i nostri mostri Yubel per fargli danno. Ci abbiamo tanti modi di chiudere e tanto follow up. In conclusione, il deck mi sembra molto carino, forte. Anche solo lo Spirit of Yubel che rimane a terra anche senza fare Super Poli dà molto fastidio, perché ogni volta che viene rotto evoca Yubel, sti Yubel non riesce a toglierli, devi menare. Cioè, il fatto che fa cose così diverse rispetto ad altri deck, secondo me è un ottimo punto a favore. Poi Super Poli è sempre stata una carta, e tutto questo, ragazzi, lo fa senza la fusione nuova, perché uscirà anche questo nuovo supporto, questa nuova fusione. Tra l'altro il deck, adesso non sappiamo in che realtà usciranno Nightmare Throne e gli Infernal Grave Squirmer, però per adesso è abbastanza l'orario di abbastanza budget. Quindi dategli un'occhiata, mi raccomando, se volete preordinare l'Ede, link in descrizione, Fantasia, con sconto di 5. E siamo al prossimo video. Bye bye, guys.